in compagnia di Henri Favre. Cognome è giusto, l'ho detto bene. Ok. Henri è vecchissimo, ha 21 anni. Sì. 23, 24 per le belle ragazze. Ti invecchi? Sì, ma beato te. Io vorrei togliermeli, però poi alla fine non ho il coraggio perché tutti lo sanno. Vabbè, comunque sia, tu ti invecchi. 21 anni. Hai già iniziato a girare il mondo. Pensate, lui ha iniziato in motorino, con un motorino, quelli che usavamo noi da ragazzi, il famoso Ciao. Ce l'avevate voi il Ciao? Voi sì? Anche sì, tu? Sì. Tutti muniti del Ciao? No, te mancava? No, un po' più vecchio. Ok, vabbè. Comunque, ha trovato Henri il vecchio Ciao del papà. Il motorino di papà, sì, che era abbandonato in garage sotto un po' reperto archeologico. Sì, esatto. E quindi che cosa hai deciso? Anni fa è successo? Avevo 12 o 13 anni, andavo a scuola, dopo la scuola media, un pomeriggio, quando non si sapeva cosa fare, i compiti non ce n'erano, mi era venuta la malsana idea di metterci della benzina dentro e andarci, però non sapevo che fosse fermo da 10-15 anni vicino alla catasta di legna. E è partito. E ti sei subito spiaccicato. Mi sono spiaccicato contro la fotocellula del cancello. Che non è stato proprio un esordio bellissimo. No, però no. Diciamo, mi ha messo a contatto con quello che è la stabilità del Ciao. A quel punto tuo padre ha detto: è meglio aiutarlo sto figlio. È meglio aiutarlo, mettiamogli una targa a questo motorino, mettiamolo un po' a posto e vai a scuola con questo. E quindi sei iniziato, cioè è iniziata la tua avventura su due ruote. Esatto. Però la tua avventura su due ruote non si è fermata, perché hai compiuto delle grandi imprese. Ma grandi imprese, signori, nel vero proprio senso della parola. Lui ha girato mezzo mondo. Guardate queste immagini, fra l'altro un filmato realizzato proprio da una casa di produzione di Aosta, la Grobeshaus. Ecco, Grobeshaus, che ogni volta io sbaglio a dirlo e si arrabbia. Vabbè, tanto l'hai detto tu, sì, che noi ringraziamo peraltro. Quindi sono delle bellissime immagini che raccontano un po' chi è Henri. Guardate. Ho iniziato nel garage di casa ad aggiustare le mie prime biciclette. Finché un giorno papà non mi ha portato a casa un vecchio motorino trovato nella soffitta della zia, con cui abbiamo passato un sacco di pomeriggi tra mani sporche, bulloni e cacciaviti a divertirci come dei pazzi. Ne ha fatta di strada quel motorino, ma per arrivare ancora più lontano, su in capo al mondo, ci voleva altro. Che fosse un ciclomotore, certo, ma attrezzato come una casa viaggiante. E cosa c'è di meglio del vecchio glorioso Ape, il piccolo motocarro italiano famoso nel mondo? Nel luglio del 2015, Henri e il suo amico Ludovico partono da Aosta, destinazione Capo Nord. Diecimila chilometri su tre ruote, tra andata e ritorno. Un viaggio lento, alla velocità massima di 50 chilometri orari, che scavalca le Alpi, attraversa l'Austria, la Germania, passa per la Danimarca. Si va avanti senza fretta, assaporando quello che offre il paesaggio, i laghi, i campi sterminati, gli incontri sulla strada, i tramonti. Un tratto di mare e finalmente i due sono in Svezia e le strade si inoltrano tra boschi, laghi e montagne nevate. Sono finalmente in Norvegia. Oh well, in 5 years time we could be walking round a zoo with the sun shining down over me and you. Giunti quasi alla meta, l'ape resta a secco. Fermi nel nulla, non rimanevano che due possibilità: catturare una renna e utilizzarla come mezzo di trasporto alternativo, o armarsi di taniche e sperare in un passaggio. Di renne nemmeno l'ombra. Ed ecco nella nebbia appare il globo di ferro che segna il tetto dell'Europa.
doveva essere il punto di arrivo ed invece fu soltanto la boa attorno a cui girare. Si torna a casa e davanti ci sono altri 5.182 chilometri. I follow mountain and river low. C'è giusto il tempo di una telefonata. Mamma, ce l'abbiamo fatta. Butta la pasta che tra poco arriviamo. È la voglia di tentare nuove imprese a spingere Henri. Come quando, in sella al suo ciao, è salito sui passi più alti d'Europa, superando 9.820 metri di dislivello. 8 colli tra l'Italia e la Francia. Le tappe fisse più importanti per qualsiasi motociclista. E il cinquantino di Henri è ormai leggenda. Il tuo cinquantino è ormai leggenda, ma dovete sapere che Henri è diventato anche una star del web, è vero? Diciamo di sì. Eh beh, dai, sei giovanissimo, sei molto seguito, infatti i tuoi video si vedono nel web. Fra l'altro sei appena rientrato da un altro viaggio in Scozia, perché tu sì, di viaggi sempre con col motorino, quello bianco, sempre il ciao, però non è quello di papà, è un altro. Quanto sei stato in Scozia? Lì sono stato 18 giorni a prendere tanta di quell'acqua e freddo che... Ti sei scelto proprio sì. Il periodo e il posto migliore. Però tu hai sostenuto, hai scritto sempre sul web, viaggiare non è spostarsi e basta. Sì. Che cos'è viaggiare per te? Essere felice e guardare... Essere felice? Esatto, sì. No, sono l'hai detta quando... proprio così, essere felice. No, perché sono felice quando viaggio, è vero. Però c'è differenza tra viaggiare e spostarsi. Tipo, per arrivare qua ho preso un aereo da Torino a Roma, sono stato chiuso dentro questa gabbia di ferro che volava. E chiaramente sì, viaggiavo perché vedevo sotto il paesaggio che scorreva, però... Tutto quello che c'è in mezzo, le persone, le lingue, le cose buone da mangiare, non le sai, non le puoi conoscere. Invece, diciamo, viaggiando lentamente, come con un motorino, con un'ape o chissà cosa andrò a inventarmi, riesci proprio a interagire con quello che è il viaggio in sé. Che è un po' in controtendenza. Secondo voi, ragazzi, non è un po' in controtendenza rispetto alla sua giovane età? Che dite? Normalmente ormai ci si sposta per andare in luoghi senza conoscere il contesto. Ed è sempre di fretta. Loro sono stati in Polinesia, avete fatto un viaggio proprio lento voi, tentando di incontrare le popolazioni. Abbiamo preso l'aereo per arrivare là. Non siamo arrivati. L'aereo in Polinesia è un po' difficile andare in Polinesia col ciao, però... Ma un ciao anfibio ci posso lavorare, vediamo. Ci di può lavorare, guarda. Di creare qualcosina, ci posso provare. Col pattino. Vabbè. Poi scopriremo anche la loro Polinesia lenta, però a volte sembri quasi più adulto di quello che sei. Boh, c'è un po' di barbetta, in realtà ce l'ho, però è nascosta. No, perché sei uno profondo che ama incontrare la gente. Sì, mi piace molto. Sei proprio orgoglioso. Se c'è da questo. Fare quella chiacchierata di mezz'ora con la persona che ti vende il pane, la fai, perché tanto appunto viaggiando lentamente sei consapevole di non aver fretta. Quindi principalmente diciamo viaggio da solo. Quindi è proprio il bisogno di relazionarti e parlare con la gente, che sia una persona a caso o un amico che sei andato a trovarlo di proposito. Allora Henri, tu sei orgogliosissimo di questo casco, sì, lo facciamo un sacco, vedere? Mi piace molto. Allora, sei orgoglioso perché questo casco è un po' il simbolo di un viaggio, di un altro viaggio che tu hai fatto attraverso tutta l'Italia. Tutta l'Italia, isole comprese. Però mi sono dimenticato di passare in Umbria. Qui c'è la firma di cui sei molto orgoglioso. Di Valentino Rossi. Valentino sì, Rossi. Esatto, sono andato a trovarlo a casa e mi ha accolto. Mi ha rubato anche un pennarello. Beh, detta così, ti ha rubato il pennarello, non è proprio carino. No, però in questo casco c'era chiusa tutta, diciamo, l'avventura che fino adesso mi è piaciuta di più. Perché sono stato proprio a contatto con quello che erano le persone dell'Italia. E hanno lasciato un segno, sia in me che su un casco con un pennarello. E queste sono tutte le persone che sono entrate a far parte del mio viaggio, ospitandomi qua e là e trattandomi come un figlio.
nonostante fossero delle persone che chiaramente qualcuno mi aveva detto guarda che so che fai il Giro d'Italia, vienimi a trovare qua, però altre era un andare a bere un caffè con una persona incontrata a caso che poi ti diceva vieni a casa mia che ci penso io a te. È vero che a volte ti hanno accolto proprio perché ti hanno trovato sotto l'acqua, bagnato, sì, esatto. Perché tu spendevi pochissimo per fare io questo giro. Io spendevo pochissimo, ma non perché volessi, diciamo, non volessi spendere soldi, ma proprio perché volevo fare un viaggio privo di comfort e lusso. Noi abbiamo anche una fotografia del tuo motorino modificato. Allora, qui intanto ti si vede mentre facevi la tenda, sì, e tutto quanto. Questo è il motorino che ti eri modificato. Si chiama Lello, tra l'altro. Si chiama Lello. È quello che presto andrà al Museo Piaggio di Pontedera. Esatto. Ormai è diventato famoso sto Lello. Sta rifacendo un altro giro d'Italia. Tra l'altro settimana prossima va una fiera a Verona e continua a viaggiare. Quindi la gente ti vedeva sotto l'acqua bagnato come un pulcino e ti diceva, vieni a farti una doccia, e che poi quella doccia si tramutava un ti ospito qua, puoi stare qua anche un mese. Però, ma ragazze, hai ragazze, avuto poca molto roba successo lì. Poca roba. No, adesso magari provo a cambiare tinta del ciao, pettinarmi un pochettino. Dice in maniera diversa. Guarda, in due mesi hai fatto 8.000 chilometri e tu hai sempre scritto attraversato l'Italia dalla Fontina agli Arancini. Che cosa... Che poi non si sa bene se sono arancini o arancine, perché laggiù cambiano sempre come chiamarli. Fontina e arancina, perché lui arriva da Ostia, è arrivato in Sicilia, perché sennò magari qualcuno, esatto, non l'ha capita, no? E nonostante la tua giovane età, tu non ti vuoi fermare, vuoi continuare a viaggiare, ma mi hanno detto che adesso dovrai... Adesso mi fermo un pochettino, perché fermati, papà i tuoi e mamma genitori... hanno una gelateria, ci siamo espansi. Tra l'altro ti invito a mangiare un gelato, si chiama il Pinguino da Ostia. Beh, Ostia poi è bellissima. E si sono espansi e hanno bisogno di una mano. Mm. E allora ho detto mi fermo un pochettino, magari durante quest'estate, e poi chissà, arriverà l'inverno dove bastano due persone in gelateria e chissà cosa esce fuori. Non riparti, lo so ancora. Quindi non riparti d'estate ma riparti d'inverno.